Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, siamo alla scoperta del mondo meraviglioso dei giovani e io, caro Fadi, mi sento un po' anziana. Quando arrivi e mi fai, facciamolo, vai. No, vabbè. E ecco, molto bene, sono anch'io una giovane, anche se non potrò concorrere come te per il titolo di miglior giovane, insomma, in questo Sanremo, che come ti vede, a parte il mal di schiena? ciao a tutti. Sono a portare in giro la chitarra, così mi sono un po' storto. Adesso infatti andrò a farmi un giro magari in una qualche fisio spa, quelle cose lì. Non so se avrai il tempo, voglio dirti questa cosa. Come no? Vabbè. Secondo me non tantissimo, non fino almeno a sabato, poi dopo sarai libero di portare in giro la tua musica soprattutto. Parliamo di te, andiamo subito al sodo. Dalla Romagna con furore, giusto? Proprio la Romagna che si sente anche nel tuo accento, insomma nel modo di parlare. Tu, se non sbaglio, sei figlio di albergatori. Sì, la mia mamma è albergatrice, e invece mio babbo è... Yoruba, West Africa, Nigeria. Quindi c'è una bella unione di mondi e anche musicale, perché nel tuo passato sei cresciuto con delle influenze musicali, cioè l'ascolto che facevano i tuoi genitori in casa erano di due universi molto diversi, che però si sposavano. Diciamo che quando andavo a scuola da piccolino, nella macchina di mio babbo c'era Fela Kuti, Adriano Celentano, Marley, c'erano di diversi, Giovanotti, invece in macchina di mia mamma c'era Dalla, Battisti, questa gente, questi artisti qui. Tanto che tu a un certo punto ti sei trovato ad avere a che fare con De André. Sì, ho avuto l'onore di poter contribuire con un brano, il Faber Nostrum. Ho cantato Rimini. Eh sì, perché Faber si era innamorato un po' della nostra terra, tanto da dedicare un disco intero, e quindi questo grande onore per un ragazzo molto giovane, insomma, trovarsi ad avere a che fare con un caposaldo della musica italiana, e a confronto palco dell'Ariston e niente. Adesso, allora, sono due cose un po', no? Sono tracciati, sono cose differenti, però sì, assolutamente, per... Quando ho fatto Rimini, a parte che mentre la cantavo chiudevo gli occhi, cercavo di vedere proprio il mare, la Romagna, no? Casa. E, sì, diciamo così, sì, ho proprio cercato di mettere tutto un po' me stesso, lì dentro. E tutto te stesso c'è anche in Due Noi, cioè la canzone che canterai sul palco dell'Ariston? Lì c'è un pezzo proprio... ho portato Due Noi, vuole parlare un po' di quello che è il mio periodo. Ho fatto un periodo universitario, no? Dove ho studiato economia. Non sembra, ma sta faccia qui è una di quelle da economo, ma non è vero, lasciamo stare, capitolo a parte. Due Noi vuole raccontare dei rapporti, no? Dei compagni di corso, delle amicizie. Delle ragazze che è andato il 2 di picche, di Brusiani, un carrozziere di Bologna, di questi rapporti qua che per me sono importanti, e di Andrea che si è perso, non sa tornare, dove mi ci vedo molti. Di Andrea, di nuovo. Nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Dalla, ci sono tutte queste cose qua che è un po' mio. Quindi tanti mondi che racchiusi in te porterai sul palco dell'Ariston. In ultima cosa, come ti prepari a quel momento che deve essere comunque uno shock importante, insomma una bella scarica di adrenalina, se ti prepari in qualche modo? Cosa faccio? Cerco di stare più sereno, di godermela il più possibile, anche perché queste emozioni qua sono proprio da prendere, da imbrigliare, da cercare di gestirle bene, perché sennò dopo sbaglio. Vabbè, insomma, cerco di
la concentrazione, ecco, dai. Bello, centrato e concentrato, sì. Pronto quindi a dare il meglio. Sì, sì, un segno della croce e via. Perfetto, grazie mille Fadi, ti chiedo un saluto a questa camera per gli ascoltatori di Radio Bruno, come se non ci fosse nessun altro, solo tu e gli ascoltatori. Ciao a tutti, sono Fadi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno, ciao. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con L'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,